Io la ringrazio di nuovo per averci ospitato per l'ennesima volta, per continuare questo discorso che ci sta portando sempre di più accanto a voi, ragazzi. Ecco, padre Scattorra sicuramente padre è al corrente. Federico. Sì, no, io la chiamo per cognome perché mi sembra più professionale. No, ma non è, neanche, non è il cognome, basta Federico, è sufficiente. Va bene. Padre Fede sicuramente sa che i ragazzi erano lì per manifestare contro la globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione? È un sistema molto complesso di cose per cui se una piccola parte del mondo si batte perché il fumo fa male e tutto il resto del mondo se vede una sigaretta se la mangia. Il Presidente del Consiglio in questo momento si sta battendo per la globalizzazione, lo vediamo ad esempio per le leggi, le grandi riforme che sta facendo per la giustizia, le rogatorie e poi la legge Cirami che lo levano dai guai, però attenzione, non più come singolo uomo, ma come istituzione, perché è, appunto, è il Presidente del Consiglio e comunque come compensazione probabilmente ci sarà la grazia per Sofri, e Sofri probabilmente quando sarà liberato verrà versato sul conto Matilda, che è 65759 sulla banca di Asburgo. Allora padre, parliamo un po' di globalizzazione. Il cristianesimo è stato tutto sommato il primo collante, cioè la prima vera globalizzazione, quello che ha ridotto tutto il mondo a una pappa buona. Una pappa buona, esatto. Direi, pappa buona, ne parliamo con padre Zezzetta. No, direi Federico, se mi scusi, il mio nome è sempre Federico. Volevo lo dicesse lei. No, io posso soltanto asserire che più che una pappa, ecco, diciamo è stato un mezzo, un modo per far conoscere un po' a tutti quello che è il nostro credo, che è ecco, diciamo su questo una parola lunga, no. Transustanzazione per esempio, è un sacramento o è un mezzo di trasporto? Perché molti ci hanno chiesto il biglietto in questi giorni. Nessuno dei due, mi sento di dire con massima tranquillità, è più che altro un'altra cosa, un po' complicata da spiegare qui e in questo è momento. È una cosa su ruote? No, sicuramente no. Quindi posso chiedere l'aiuto? Possiamo chiedere l'aiuto di una telefonata? Casa. Sì, possiamo farlo. Allora, sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Ah, buonasera, senta. Buonasera. Io chiamo perché devo dire che qua in Italia, in questo paese, si salta da un eccesso all'altro. È un giovane? Perché adesso, addirittura da grazia a Sofri, mi sembra veramente eccezionale. Beh, c'è uno che è stato in prigione, condannato, probabilmente giustamente, adesso però da questo a dargli grazia mi sembra veramente una cosa eccessiva, un salto di palo in frasca. Beh. Non dico che non sia bravo, perché probabilmente è assolutamente in grado di farlo, mi sembra però che non sia il suo target. Perché dirigere un quotidiano come Lotta Continua non è dirigere un settimanale femminile. Quindi passare da dirigere Lotta Continua a dirigere Grazia mi sembra veramente un salto, un po' pindarico, ecco. Caro io amico, non lo sai perché io dico siccome io ci ho messo in Abruzzo. E c'è mia moglie che è abbonata proprio a Grazia e c'ha tutti i numeri e le piace riguardare. Piacere, è un bellissimo settimanale. Probabilmente la Grazia c'è la libertà di chi ha sempre fatto questo genere di cose. Non dico una donna, perché anche uomini sono in grado di occuparsi di queste cose. Sì, sì. Ma sicuramente sopra. No, c'è tutta una nuova sensibilità, però diciamo la Grazia c'è la liberazione. Liberato come? Dalla galera, questo diciamo. In questo senso la Grazia. No, ho capito, è che la Grazia è uscita al carcere, certo, ma certo, è chiaro che deve andare nella direzione di un giornale, non è che può farlo dalla cella, maggior ragione, no, altrimenti sei veramente stupido. La Grazia vuol dire che esce dal carcere. Collaboratori. Esce dal carcere. Ah, la Grazia nel senso uscita dal carcere. Sì, buonasera. 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 Buonasera.